Perché quando percepiscono la sincerità, allora questo li coinvolge. Quindi cerchiamo di essere, di rinnovare sempre più spesso, quotidianamente, la nostra mia, che noi vogliamo ed è fondamentale, vi darà un'energia enorme il fatto di rinnovare spesso la mia. Noi stiamo agendo per compiacere ad Allah subhanahu wa ta'ala, perché se compiaciremo Allah subhanahu wa ta'ala, allora Allah subhanahu wa ta'ala ci facilita. È vero che ci sono delle prove, ci sono delle persone che ci criticano, a volte ci insultano anche per strada, per il velo o per il fatto di essere musulmani, però diventeranno cose banali, cose che non ci feriscono. Se la nostra, perché sappiamo che ci sarà una ricompensa, perché sappiamo che quando facciamo dei piccoli sacrifici per Allah subhanahu wa ta'ala, prima o poi arriverà una ricompensa grandissima, se siamo sinceri. Quindi cerchiamo di rinnovare l'intenzione spesso, che questo hijab non lo mettiamo perché per fare un piacere alla mamma e al papà, lo mettiamo per piacere ad Allah subhanahu wa ta'ala e lo mettiamo come piace ad Allah subhanahu wa ta'ala. Questo non significa che dobbiamo vestirci in una maniera completamente estranea alla società in cui ci troviamo, che dobbiamo mettere, non lo so, burka o chissà cosa. Possiamo tranquillamente vestirci in una maniera compatibile anche con la moda, ok, dei giovani. Voi siete giovani, quindi vi vestite in qualche modo alla moda, però sempre senza disobbedire ad Allah subhanahu wa ta'ala. Perché il nostro obiettivo qual è? È il Jannah, è l'eternità. Noi qui siamo. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam una volta ha parlato della vita terrena, ha detto che la vita terrena è come se una persona che sta facendo un lunghissimo viaggio si ferma per qualche secondo all'ombra sotto un albero. Quel qualche secondo è la nostra vita terrena. Vale la pena sprecare questa opportunità della felicità eterna per qualche secondo di vita terrena? No. Se facciamo qualche sacrificio, avviciniamoci ad Allah subhanahu wa ta'ala anche facendo qualche piccolo sacrificio, che Allah subhanahu wa ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala non ci chiederà mai di fare più di quello che possiamo. Tutto quello che Allah subhanahu wa ta'ala ci chiede di fare sono tutte cose che possiamo fare molto tranquillamente. Non ci chiede Allah subhanahu wa ta'ala di fare cose che sono al di là delle nostre possibilità, mai.